sediamo. Continuiamo la nostra traversata del deserto e questa sera apriamo la Bibbia al Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetti 1-11. Matteo, capitolo 4, versetti 1-11. Lettura del Vangelo di Matteo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. Vogliamo partire questa sera prima soprattutto dal primo versetto che ci interroga un po'. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, e fin qui può essere una cosa bella, attraente, imitabile, ma poi viene detto nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dobbiamo ricordare anzitutto che Gesù, che era Dio, era anche un uomo vero. Quindi, eccetto il peccato, tutte le altre esperienze umane sono state vissute da Gesù, talvolta anche in maniera, direi, più forte di tutti gli altri uomini. Pensate per esempio all'atteggiamento della paura in Gesù, che lo fa addirittura sudare sangue, esperienza che noi non abbiamo fatto. Questo primo versetto Matteo sottolinea proprio il fatto che Gesù viene condotto nel deserto per essere tentato, doveva essere tentato. E fu condotto nel deserto dallo Spirito Santo per essere tentato, però dice il versetto, dal diavolo. Quello spirito che era sceso su Gesù, l'esperienza precedente a questa di Gesù è il battesimo, quello spirito che era sceso su Gesù subito dopo il battesimo, questo stesso spirito ora lo conduce nel deserto per essere tentato dal diavolo. Questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Questi viene tentato dal diavolo. Vorrei ricordare che il deserto, questa icona che ci accompagna in questi tre lunedì, ha tre usi, il deserto nella Bibbia. Anzitutto è, potremmo dire, la dimora dei demoni.
deserto è il luogo dove abitano i demoni. Poi è il deserto ancora luogo di prova. E ancora è un luogo di, potremmo dire, conforto divino, di intimità con Dio, di innamoramento di Dio, di desiderio di stare con Dio. Voi capite allora che dentro un'esperienza come questa del deserto uno potrebbe cascarci o potrebbe in qualche modo innalzarsi, volare. Ma d'altra parte questa è anche la vita. Noi potremmo ogni giorno vivere facendo voli spirituali e vivendo invece giorni in cui continuiamo a cadere. Colpisce questa espressione, per essere tentato significa però meglio per essere provato, come quando si esegue un test per vedere se c'è un buono o cattivo senso, per provare, che noi qualche volta proviamo delle esperienze, proviamo anche un cibo per vedere se è buono o se è cattivo. Dunque questa parola può essere usata sia come prova, sia come tentazione. Ricordo un'espressione che mi diceva spesso il cardinale Corti: bisogna stare attenti nella vita a non far diventare la prova tentazione. Quando è Dio a provare, lo fa per il nostro bene, per vedere la nostra fedeltà, ma certo non ci porta, non ci induce a commettere il male. E credo che tutti abbiamo provato dei momenti di prova dai quali uno ne esce più fortificato, anche direi un po' più maturato nel cammino della fede. Quindi quando Gesù prova lo fa per maturarci, per farci diventare un po' più grandi. Mentre il diavolo, quando tenta, lo fa per distruggerci, per allontanarci da Dio, per condurci sulla strada del male, per dividerci interiormente. La parola diavolo vuol dire divisore, colui che divide. Chi è il tentatore, che è la matrice della tentazione? È il diavolo, appunto, è Satana. Ultimamente c'è un po' di letteratura di fantascienza sul diavolo, c'è gente che parla anche troppo del diavolo. Chi parla troppo del diavolo è da guardare un po' a distanza. Se poi parla più del diavolo che di Dio, c'è qualcosa che non va a livello psichico. Il diavolo è una persona intelligente e non si fa vedere facilmente. La Bibbia lo definisce il nemico e non ha manifestazioni particolari per cui c'è bisogno di fare qualche cosa. Il nemico è intelligente, siccome la sua tentazione più grande e la sua arma credere che lui esiste, talvolta fa parlare qualcuno che è troppo di lui, in modo che la gente si stanca e dice: vabbè, ma questo qui racconta delle sciocchezze. E così il nemico agisce in una maniera meno appariscente di quello che noi pensiamo, perché lavora più sui sentimenti
che sulle azioni. Il diavolo è il rivale e il potente, rivale reale e potente di Dio. Il diavolo vuole sedurre Gesù, come ha fatto con Adamo ed Eva, affinché si allontani da Dio. Secondo la prima lettera di Pietro, il diavolo è il leone ruggente che va in giro cercando chi divorare, e in particolare i credenti. Il diavolo soprattutto è bugiardo, è una delle sue caratteristiche fondamentali. Il diavolo è il padre della menzogna, spinge a commettere il male anche con la menzogna, e molti sono sotto il suo potere. E non dimentichiamoci che il diavolo era un angelo di luce, ed era l'angelo più bello, e talvolta la tentazione appare come qualcosa di bello, di convincente, di vero, di giusto, di buono. E il diavolo con la tentazione, anche in questa pagina che abbiamo letto, ha cercato di distogliere Gesù dalla volontà di Dio, cioè lo ha tentato perché potesse diventare infedele. Dobbiamo anche dire che il diavolo è furbo, perché vedete che tenta Gesù in un momento difficile, quando Gesù ebbe fame, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti. E il diavolo tenta quando siamo più deboli, per stanchezza, per stress, per abbattimento. Allora in quei momenti lì dovremmo aspettarci una tentazione. Però ciò che mi sembrava importante sottolineare è questo, che un conto è la prova e un conto è la tentazione, e che non tutte le prove sono tentazioni e non tutte le tentazioni sono prove. Allora guardiamo queste tre tentazioni. Gesù è provato tre volte nella sua vita, è tentato dal diavolo in atteggiamenti di male, ma presentati come qualcosa di attraente, di bello, di vero, di giusto. Addirittura tenta usando la parola di Dio. Interessante questa cosa. La parola di Dio, che pur amiamo e pur predichiamo, leggiamo, può essere anche usata male, proprio per tentare. E il diavolo conosce bene la parola di Dio. Non fa la lezione divina, perché sarebbe pericoloso per lui, però la conosce bene. Conosce i passaggi della scrittura. Non la medita, che sarebbe troppo pericoloso per lui. Guardiamo un po' brevemente queste tre tentazioni. La prima tentazione potremmo dire che concerne il rapporto con noi stessi e con le cose. È un'illusione che tutti dicono non essere vera, ma tutti ci cascano, tutti ci caschiamo. L'illusione che i beni possano riempire la vita, cioè tutti dicono che i soldi non sono la felicità, però c'è qualcuno che vive per i soldi.
non di solo pane, il pane è buono, ma più buona è la parola di Dio. Il pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Allora, nella prima tentazione, cosa fa il diavolo? Propone a Gesù di cambiare una pietra in pane, cosa volete che sia, l'ha fatto tante volte, per spegnere la fame. Vedete che usa una cosa buona, è veramente scaltro il demonio. Allora arriva a dire, siccome tu hai fame, e potremmo dire che quella fame che Gesù ha effettivamente dopo 40 giorni e 40 notti, la fa emergere ancora di più nella tentazione. E Gesù ribatte che l'uomo vive anche di pane, ma non di solo pane. Senza una risposta alla fame di verità, alla fame di Dio, l'uomo non si può salvare. Non sta dicendo che il pane non è importante, dice che c'è una fame più grande rispetto alla fame giusta anche del cibo, che è fare la volontà di Dio. La seconda tentazione. La seconda tentazione è una sfida aperta alla nostra relazione con Dio. Un Dio magico a nostro servizio. E questo tante volte lo si ritrova anche nella Chiesa. Quando per esempio qualcuno dice di devi fare determinate cose, devi dire determinate preghiere, devi fare. Un Dio magico a nostro servizio, buttati, che poi succede un miracolo. E Gesù risponde, perché ha intuito, non tentare il Signore. Io so che sarà con me il Padre, ma come Lui vorrà, non come voglio io. Forse non mi darà tutto quello che chiedo, eppure avrò tutto quello che mi serve, tutto ciò di cui ho bisogno. Io credo che nel cammino di fede si arriva a un certo punto a intuire che il Signore non ti ha mai dato quello che cercavi, ma che alla fine, se guardi bene il tuo passato, non ti è mancato nulla. Non ti è mancato nulla. Si parte da giovani facendo dei progetti, vorrei fare questo, vorrei fare quello, vorrei fare quell'altro, non farò questo, non farò quello, ed è giusto che sia così. Gli anni della gioventù sono anni di ideali, di sogni. Poi a un certo punto arriva l'età matura, dove uno fa l'esperienza concreta della realtà della vita e si accorge che alcune cose neanche le immaginava e neanche le ha pensate, e che man mano che gli anni passano il suo progetto cade e resta in piedi ciò che ti è capitato e che neanche avevi pensato, tanto più progettato. Quando poi penso si arriva soprattutto all'ultima stagione della vita, uno fa i calcoli e tira la riga e fa il totale e dice: però guarda, quello che desideravo non si avverrà, quello che non pensavo ho vissuto, paradossalmente io sono qui ancora in piedi. Che bello poter dire: Signore, non mi ha mai dato, sarebbe bello terminare così l'ultimo istante della vita, Signore non mi ha mai dato
né ciò che ho progettato né ciò che ho chiesto, però non mi è mancato nulla. Ma non perché ti è capitato o perché fai andare la vita così, ma perché è proprio così l'esperienza. Io non credo che ci sia al mondo qualcuno che da giovane ha fatto dei progetti che alla fine si sono tutti avverati. Ma se fosse anche così, io non credo che quella sia una vita piena. Sarà una vita probabilmente un po' grigia, un po' storta, un po' noiosa. E infine, di questa seconda tentazione, aggiungo, il diavolo propone che cosa a Gesù? La via del potere. Lo conduce in alto, gli offre il dominio del mondo, ma non è questa la strada di Dio, perché la strada di Dio è il potere della croce, dell'umiltà e dell'amore. E poi infine, ultima, la terza relazione, che riguarda la relazione con gli altri. Abbiamo visto la prima tentazione, la relazione con noi stessi, la seconda è la relazione con Dio, la terza è la relazione con gli altri. Adorami e io ti darò tutto, ti darò il potere del mondo. Adorami e io ti darò tutto il potere. Il diavolo fa un mercato, esattamente il contrario di Dio, che non fa mai mercato dei suoi doni. Sappiamo che nella terza tentazione il diavolo propone a Gesù di gettarsi dal pinnacolo del Tempio di Gerusalemme. Chi è stato a Gerusalemme avrà visto il pinnacolo del Tempio, una notevole distanza, una notevole caduta. Difficilmente uno si salva se cade da lì. E però il diavolo dice, ma gettati giù, perché appunto tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Qualcosa di sensazionale per mettere alla prova Dio stesso. Qual è il nocciolo delle tre tentazioni? Cioè qual è il vero peccato? È la proposta di strumentalizzare Dio, di usarlo per i propri interessi, per la propria gloria, per il proprio successo. E dunque, in sostanza, la tentazione ti porta a mettere te stesso al posto di Dio. Allora, versetto 11, dopo le tre tentazioni, viene detto che il diavolo lo lasciò. Il diavolo lo lasciò, ma sapendo che potrà tornare. Ed ecco, gli angeli si avvicinarono e lo servivano. Questi sono due verbi da angeli, avvicinarsi e servire. Avvicinarsi e prendersi cura, questo fanno gli angeli. E dopo la tentazione, dopo la prova, c'è sempre il sereno. Dopo il temporale viene sempre il sereno. E allora anche dopo la tentazione viene sempre la pace, la tranquillità, la serenità. E questo però è per grazia di Dio che appunto manda i suoi angeli. Per l'adorazione di questa sera desidero lasciare una domanda molto semplice, che ci saremmo fatti tante volte, comunque chissà quante volte l'abbiamo sentita questa domanda, e però
è una domanda fondamentale, ed è questa: che posto ha Dio nella mia vita? È Lui il Signore della mia vita o sono io? E io credo che non basti dire: ma io credo in Dio, sono un cristiano cattolico praticante. Non basta questo. Questa è un'identità. Però ogni giorno c'è da chiedersi: ma il Signore della mia vita chi è? Lui o io? O qualcos'altro? O qualcun altro? Il cibo, i soldi, il potere, le ricchezze, il mio punto di vista. Chi è il Signore della mia vita?